Ok, sì, siamo in onda. Oggi 8 aprile 2020, di nuovo questo faccione tutto per voi, Michela Ferracuti e la nostra beneamata, carissima, assunta incarnato direttamente dalla Germania, inizio direttamente dalla Germania, assunta incarnato qui con noi per Ciao. parlare di soldi. Se avete visto la copertina di questa diretta, bene o male dovreste avere intuito di che cosa andremo a parlare oggi. E vi anticipo, in totale segretezza, non lo dite a nessuno, ma Assunta partirà abbastanza incazzata. Strano, noi non siamo mai arrabbiate, non siamo mai polemiche, però allora. Intanto facciamo il check solito per vedere se si sente bene, se si vede bene. Datemi un feedback a riguardo, signori. Chi è online mi dica qualcosa, così almeno quando iniziamo a parlare di cose serie, almeno si sente quello che diciamo, ok? Chi mi dice se si sente e si vede? Vediamo. Intanto saluto un po' di gente. Ciao ragazzi, ditemi se si sente e si vede bene. Tutto ok per me? Ok, quindi sembra che mi sentiate. Ci vedete? Assolutamente. Ok, si vede e si sente. Perfetto. Allora, piccola introduzione relativamente all'argomento di cui tratteremo oggi. Ok, di che cosa parliamo oggi, questo mercoledì 8 aprile alle ore 18:01? Parleremo della bozza del nuovo decreto per la liquidità, chiamiamolo il decreto liquidità che sta progettando il governo per aiutare le piccole e medie imprese che hanno subito il lockdown di questo periodo causa coronavirus. Che cosa vuol dire? Vi do giusto qualche dato, nel senso che a livello di percentuali, quasi il 40% delle attività produttive italiane, quindi in grande parte sono piccole e medie imprese e microimprese, sono rimaste chiuse, mentre il 60% con all'incirca, me ne sono anche scritta per non dire fesserie, all'incirca 9,4 milioni di lavoratori hanno continuato a lavorare, ma perché? Perché sono lavoratori che appartengono ad aziende che lavorano in quei settori ritenuti di vitale importanza, ok? Alle filiere essenziali, così sono state ribattezzate, ok? Quindi noi ci occuperemo e do a questo punto la parola ad Assunta per fare una summa di quello che è stato previsto in questa bozza del nuovo decreto liquidità che verrà stanziato dal governo, ok? Al di là delle polemiche, al di là di tutto, vorrei che questa live di questa sera vi serva per ragionare come sempre a livello imprenditoriale, ok? Non voglio polemiche inutili, non mi interessa quello che pensate relativamente allo Stato italiano o ai politici che ci governano, non mi interessa minimamente. Sappiate solo che questa live è fatta in funzione di farvi capire a che cosa realmente andate incontro, ok? E se vale la pena o meno usufruire di questi stanziamenti che lo Stato sta mettendo in atto grazie a questo decreto, ok? Ragioniamo in maniera concreta. Non facciamo voli pindarici perché comunque si tratta ancora solo di una bozza, giusto? Confermi, Assunta. E quindi vai, Assunta, incazzati quanto ti pare, hai tutto il mio sostegno, parti pure. Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Grazie per l'ospitalità, Michela. Io davvero parto incazzata e parto incazzata per una cosa che mi è stata detta stamattina e che capirete si ricollega molto bene al contenuto di questa live, che ovviamente parla, cioè affronteremo i temi di attualità che appunto si riferiscono alla bozza del nuovo decreto. Però quando io ho saputo questa cosa stamattina, mi sono tanto incazzata e vi spiego perché.
Voi sapete che, insomma, tanti mi conoscono anche personalmente all'interno del gruppo di Michela e sapete che ho insistito sempre particolarmente sulla prima capacità che un imprenditore deve acquisire per poter prendere decisioni consapevoli ed è quella di saper leggere i numeri. E chiaramente saper leggere i numeri parte la prima cosa gratuita che tutti noi abbiamo, che è sostanzialmente il proprio bilancio. Chiaramente fare il bilancio, fare la contabilità non è gratuito perché il commercialista lo bisogna pagare, però chiaramente dato che bisogna pagarlo perché non si può prescindere, almeno cerchiamo di renderlo un costo produttivo di una qualche utilità. Questa mattina mi sono arrabbiata perché c'è stata una ragazza che ha acquistato il corso del bilancio Confessa, quindi ha fatto anche un investimento sicuramente anche importante per lei e ovviamente ha seguito il mio consiglio dato anche nei mesi precedenti, nel quale insomma è noto che io vi spiego vantaggi e svantaggi dei vari sistemi contabili e poi ovviamente vi faccio presente che naturalmente il regime quello più utile e vedremo proprio durante questa live concretamente in che termini è quello della contabilità ordinaria. Quindi questa ragazza giustamente ha chiesto il regime di contabilità ordinaria alla propria commercialista e gli è stato comunicato, gli è stato richiesto. Poi ha acquistato il corso del bilancio Confessa e chiaramente io ho detto: guarda, la cosa migliore che tu possa fare è seguire il corso con il tuo bilancio vicino. Stamattina scopre che in realtà la commercialista gli ha consegnato soltanto il conto economico fatto da contabilità semplificata. Ho detto: guarda, chiedi lumi perché evidentemente qui manca un pezzo. E la commercialista dice: no, guarda, tu hai la contabilità semplificata. Al che la ragazza giustamente si incazza perché dice: sì, però io ti ho chiesto la contabilità ordinaria. E la commercialista gli risponde: no, ma tu la contabilità ordinaria la devi fare dai 200.000 euro di fatturato in su. Ora io vi so confermare per certo che questa cosa esiste soltanto nella testa di questa persona, nel senso che E andiamo dico bene. e andiamo bene. Ora, mettiamola così, io voglio pensare e sono estremamente buona e sono estremamente garantista che questa sia una cosa nata da un fraintendimento. Ok? Ti Però vedi io proprio penso, buona oggi, ma eh? guarda, c'ho un cuore grande perché quando io ho sentito sta ragazza via me stamattina, che giustamente quello che poi andremo a vedere durante questa live è essenziale avere il monitoraggio dei debiti in questa fase, come si fa a essere così imprecisi nelle comunicazioni, posto che voi che mi seguite da un po' di tempo, sapete che io ho sempre detto, siete voi che dovete scegliere il vostro regime contabile. Nel momento in cui voi commissionate al vostro commercialista il regime contabile che voi desiderate avere, perché signori, la tasca è la vostra e siete voi che decidete che cosa volete fare, qui non c'è per carità, poteva anche essere che questa ragazza avesse chiesto la semplificata e magari la commercialista le ha fatto l'inverso l'ordinaria, cioè non è questo, non entro nel merito della scelta. Quello che agli occhi è di una gravità inaudita è che l'imprenditore ha commissionato qualcosa di estremamente preciso e il commercialista ha fatto quel cacchio che gli pareva. Una volta che sono state chieste ovviamente delucidazioni, va a raccontare delle cose che non sono vere. Perché vi so confermare che il regime naturale è quello della contabilità ordinaria, per il quale non è previsto normativamente nessun limite minimo di fatturato. L'ho sempre saputo io, per ogni scrupolo, io oggi ho mandato un messaggio a un commercialista con il quale ho il piacere di collaborare, e ho detto: senti, ma mi sono rincretinta io stamattina, qual è sta storia? Fa: no, Assunta, guarda, ti confermo che è effettivamente così. Quindi. Domanda Assunta, secondo te questa commercialista ha dato questo tipo di risposta per ignoranza nel vero senso della parola, cioè che non sa determinate cose o a tuo avviso ha rigirato la frittata pensando che l'interlocutrice, quindi la cliente, non fosse realmente in grado di controbattere a quanto detto dalla professionista? Allora, guarda, mettiamola così, dalla mia esperienza, quindi voglio uscire dal caso concreto,
Perché tu hai detto, se fosse confermato che non si tratta di un fraintendimento, sarebbe di una gravità ai miei occhi veramente inaudita. Cioè, una cosa che per me si cambia fornitore, ma schioccando le dita proprio. Cioè, io ho lasciato fornitori per molto, molto, molto meno. E no, perché stiamo parlando proprio delle basi del lavoro, quindi Certo. a mio modo di vedere, il riferimento dei 200.000 euro potrebbe essere uso al condizionale. Perché appunto è doveroso, potrebbe essere un limite che questa professionista si è decisa all'interno del suo studio, per il quale lei arbitrariamente, per i suoi fini organizzativi, ha deciso di offrire la possibilità degli adempimenti con contabilità ordinaria soltanto con i clienti che fanno 200.000 euro di fatturato per le sue valutazioni interne, di procedure interne o strategiche. Questo sarebbe grave perché in realtà deontologicamente un professionista dovrebbe dire: guarda, io internamente ho deciso che i clienti che fanno almeno 200.000 euro li tratto così, non accetto il tuo caso, ti mando da un altro commercialista che magari internamente è disposto a farti la contabilità anche se tu hai 1.000 euro di fatturato, caso proprio per Esatto. intenderci. Cioè, Oppure in fase di preventivo, cioè di lettera di incarico, specifichi il modo in cui tu operi, così metti a conoscenza il tuo cliente, poi è il esatto. cliente ad accettare o meno questo tipo di concordato con il commercialista. Però mi sembra realmente assurdo che uno faccia un'ipotesi di questo genere. Comunque, lasciamo stare. Allora, infatti, adesso io ho preso questo là perché capirete da questa live, come in alcuni altri interventi che ho fatto, l'importanza della contabilità ordinaria perché vi serve la tracciatura dei debiti, che ripeto, se voi siete in contabilità semplificata, non avete, o l'avete soltanto extracontabilmente se vi siete fatti voi i conti. Io vi dico la verità, voi sapete che sono stata commercialista fino all'anno scorso. Scusami, aggiungo poi peraltro che l'informazione che mi è stata passata è che no, se tu devi fare la contabilità ordinaria, dopo dobbiamo passare alla liquidazione mensile, cosa che, ripeto, non è neanche vera, perché si può essere tranquillamente in contabilità ordinaria e avere la liquidazione trimestrale. Michela, mi sembra che Esatto, tu confermi. confermo. Cioè, Io ne ho due in contabilità ordinaria e tutte e due in trimestrale, quindi non, questa cosa è appunto. abbastanza assurda. Va. Esatto. Allora, visto che comunque questo caso, mettiamo caso che questo è un caso di fraintendimento, però mettiamo caso che ci potrebbero essere altri imprenditori all'ascolto che magari si rivedono in questi fraintendimenti, mettiamola così. Allora, quello che vi consiglio, vedi, cioè, Michela, sono di una bontà e di una garantista oggi pomeriggio che quasi non mi riconosco. Che quasi non mi riconosco. Allora, quello che vi consiglio, ragazzi, è: andate a vedere i contratti che avete firmato al conferimento dell'incarico al professionista e andate a verificare esattamente quello che avete concordato con lui. Se il commercialista ha disatteso quel contratto, e vi voglio ricordare quante volte vi ho detto l'importanza di firmare i contratti, di verificarli, di firmarli e di concordarli, a mio modo di vedere ci sta sicuramente una segnalazione all'ordine, quindi se ritenete opportuno fate una segnalazione all'ordine, eventualmente a mio modo di vedere se io ti ho conferito l'incarico per A e tu di testa tua mi hai fatto B, secondo me c'è anche un'inadempienza contrattuale da parte del professionista, quindi valutate se pagare comunque il lavoro svolto, anche perché sul consiglio più caro che vi posso dare è a quel punto senz'altro cambiare professionista. Questi sono i casi, io tante volte spendo una parola buona per i commercialisti perché davvero sono persone in gamba, però Certo. in questo caso specifico estremamente grave, sai Michela perché è grave? Perché un professionista, un commercialista, chiaramente nei confronti di un imprenditore ha quella che si dice asimmetria informativa. Il commercialista ne sa più di voi. Però non ci deve mai essere la circostanza che lui prenda le decisioni al posto vostro. Certo. Quindi il commercialista, con tutta la pazienza, dal suo punto di vista, deve potervi spiegare quali sono le alternative a vostra disposizione per permettervi di fare voi una scelta consapevole.
Quindi il minimo indispensabile che ci si aspetta è che un commercialista dica: ci sono queste possibilità a tua disposizione, questo vantaggio, questo svantaggio per ognuna, questi sono i prezzi separati, dimmi tu cosa vuoi che io faccia. Se una cosa io decido di non offrirla, ti dico: guarda, questa cosa io non la faccio. Sì, va anche detto però che negli ultimi decenni, purtroppo, il commercialista ha assunto un ruolo che però è stato in primis l'imprenditore a dargli, nel senso che spesso e volentieri parlando con imprenditori di diversi settori, ma io di queste cose non me ne occupo, ci pensa il commercialista, chiamo lui, parla direttamente con lui. Ragazzi, cioè... Questa è la cosa più sbagliata che possiate fare, ok? E te lo dico perché non mi vergogno a dirlo, ma io vengo fuori da una famiglia di piccoli imprenditori nel settore calzaturiero e mio padre la ragionava esattamente in questa maniera. Lui non ha mai voluto fare affidamento su se stesso, sulle sue capacità di poter capire determinate cose a livello contabile, fiscale, eccetera, eccetera, e delegava tutto al suo commercialista. Cosa sbagliatissima, forse è per questo che Sicuramente. io sono partita in maniera completamente diversa. Quindi anche lì il ruolo che ha assunto questo piedistallo su cui appoggiano i piedi di alcuni professionisti, spesso e volentieri non sono loro che si sono posti lì sopra, ma siamo stati noi imprenditori in primis a sbagliare l'approccio con il professionista di turno. Quindi a questo Summa di tutto questo, ragazzi, è il modo peggiore per intraprendere un'impresa, per avere un'impresa che sia quantomeno Assolutamente. sana, ok? Perché non avete più le redini di quello che avete per le mani. Assolutamente. E lo capirete proprio in queste circostanze, in queste settimane, perché chi è in contabilità semplificata, ti dico, magari ha fatto una scelta consapevole e mi sta bene così. Quello che veramente, ovviamente sono d'accordo anche con quello che dici tu, ci sono imprenditori che se ne fregano, dici non ci capirò mai niente, allora vabbè, ve la siete andate a cercare e vabbè, non ho niente da aggiungere. Però appunto quello che proprio mi ha lasciato basita è questo comportamento che veramente ritengo al limite della sanzionabilità da parte del codice deontologico. Comunque, adesso mi calmo, Veniamo a mi direbbe noi, qualcuno, come mi veniamo al direbbe punto qualcuno. saliente. No, 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 non facciamo incazzare più ragazzi, per il bene di questa donna, non la fate più incazzare, vi prego. No, perché No. tu mi vedi che sono passate 8 ore da quando è successo, quindi immaginati quando io ho letto le mail stamattina, quindi immaginati i porchi che non ho tirato giù. Però mi calmo e parliamo del decreto. Esatto, veniamo al succo del discorso di questa live. Questa bozza di decreto, ribattezzato il decreto liquidità. Vai. Allora, si chiama decreto liquidità perché l'intenzione è immettere liquidità all'interno del tessuto economico. Infatti sono stati stanziati o previsti, secondo diverse forme, un'iniezione di liquidità di 400 miliardi, che sono tanti soldi, ovviamente. Però attenzione, quello che forse non è chiaro, e spero che lo sia chiaro a maggior ragione dopo questa live, è che non è che lo Stato vi dà un contributo a fondo perduto. Semplicemente lo Stato si fa garante nei confronti del tessuto imprenditoriale di 400 miliardi che gli imprenditori, se ritengono opportuno, chiedono in banca a titolo di prestito e lo Stato, secondo diversi scaglioni, decide di garantire in una parte estremamente consistente. Passando allo specifico, nel quello che potrebbe essere il caso, vai Per Michela. me, no, permettimi, faccio la traduzione ancora più terra terra di quello che hai Vai. detto, anche se tu l'hai detto in maniera esemplare. I soldi che mai vi arriveranno non sono soldi vostri, non so, cioè nel senso non ve li potete spendere come volete, ma li dovete restituire. Sì, Significa che giusto. vi arrivano, non si sa quando vi arrivano, ma quando vi arriveranno, comunque a distanza di tempo, quei soldi andranno restituiti. Chiaro? Cioè, non è un regalo che lo Stato vi fa, no? Non E no. qui, Esatto.
E mi riallaccio a quello che hai detto all'inizio, è inutile stare a discutere se questa cosa è giusta o sbagliata. Io ieri ho girato la lettera a caldo, che sicuramente è stata scritta appunto a caldo da una ristoratrice, che dice: io non mi indebito per lavorare, chiudo tutto e mi metto a casa con reddito di cittadinanza. Ok, scelta diciamo condivisibile o meno, però questo è un modo di vedere le cose, Certo. che non voglio neanche, di cui appunto non voglio neanche entrare in tema. Quindi attenzione, avete la possibilità di accedere in maniera agevolata nel senso che qualcuno garantisce per voi, infatti è previsto che di questi 400 miliardi una parte importante è garantita al 100% dallo Stato e per un importo massimo di 25 mila euro che, se non ricordo male, possono essere rimborsati fino a 6 anni. I tassi di interesse poi sono estremamente bassi perché leggevo, massimo viene chiesto un 0,50. Quindi ribadisco quello che giustamente ha detto anche Michela, attenzione, non sono un regalo, sono soldi che voi dovrete restituire nell'arco massimo di 6 anni. Pagandoci gli interessi di... Ok. Pagandoci interessi di un 0,5 massimo, se non ho capito male. Attenzione. E questa misura secondo me si dovrebbe poter affiancare al discorso sospensione, quindi vi ricordate che qualche settimana fa c'è stata la sospensione dei finanziamenti e chiaramente come io ho scritto in un post molto discusso ieri, attenzione a chiedere accesso a questi soldi, perché sostanzialmente andate a sovraccaricare molto la struttura finanziaria della vostra azienda e mi spiego meglio. Nei giorni, nelle settimane precedenti, io vi ho detto la prima cosa che dovete fare è minimizzare i costi fissi. Ora, se chiaramente voi dovete affrontare dei pagamenti che sono improrogabili, come potrebbe essere l'affitto, valutate che prendete questi soldi a prestito, riuscite a pagare i fornitori, ma questi soldi si spostano in là nel tempo. Quindi, se voi avete già tanti debiti da dover pagare, altri finanziamenti in corso, delle cartelle esattoriali che avete rateizzato o altre cose, l'ammontare dei debiti periodici aumenta considerevolmente, quindi potrebbe aumentare considerevolmente, e pensate che se questo comincia a essere un esborso fisso, dall'altra, nelle prossime settimane, molto lontanamente tornerete alla normalità, quindi non potete contare su immediatamente lo stesso ammontare di budget mensile di ricavi che vi potreste aspettare, dove peraltro fino all'altro giorno con gli stessi ricavi pagavate un tot di finanziamenti, domani vi troverete i finanziamenti che avevate già più questa quota. Quindi Esatto. per quello io dicevo, attenti a farvi molto bene i conti. Esatto, chiarisco ulteriormente Vai. quest'ultimo passaggio perché io sono la traduttrice. No, per Benissimo. farvi capire, banalmente, l'ultimo passaggio di cui ho appena parlato Assunta è quasi sicuramente anche nel momento in cui saprete con certezza quando riaprirete il vostro salone, il vostro centro estetico. Non è detto che potrete lavorare nella stessa maniera di come lavoravate prima della chiusura Covid. Ok? Che cosa vuol dire? Vuol dire che molto probabilmente verranno regolamentate, ok, le norme di igiene da seguire anche nella fase di riapertura, il che vuol dire che l'afflusso di persone che solitamente potete prevedere di avere all'interno del vostro salone, al vostro centro, così non sarà. Ok? Cioè, se avevate, che ne so, sparo a caso, 30-40 persone al giorno all'interno del centro, no, non sarà più possibile far avere così tanta gente in compresenza nelle varie fasce d'orario dentro il centro o dentro il salone, ok? Stessa cosa con titolari e dipendenti. Non è detto che a livello organizzativo potreste ripartire tutti subito, ok? Per questo Assunta vi dice: non è detto che i ricavi siano quelli che state ipotizzando, perché anche lì c'è un freno che bisogna tenere in considerazione una volta che verranno dettagliate le nuove misure per lavorare all'interno delle proprie aziende, ok?
E traduzione infatti... ancora più semplificata. Vai, okay. Ultima cosa che voglio dire, poi mi voglio riallacciare a un altro ragionamento. È prevista da questo decreto, che ricordiamo è ancora in bozza, la sospensione dei pagamenti fino a maggio. Quindi ricordatevi, anche in questo caso si parla di sospensione e non, nessuno vi regala nulla. Quindi molto attenti, e ora capite perché io mi sono incazzata, perché se dalla contabilità semplificata tutta questa tracciatura voi non l'avete. Quindi è estremamente difficile adesso per voi andarvi a ricostruire tutto quello che è il vostro scadenziario mese per mese, e anche ti dico, Michela, proprio dall'esperienza quotidiana, tante volte si dimenticano le cartelle esattoriali, si dimenticano un sacco di cose, si mettono dentro, non so, i costi invece che mettere dentro il totale delle fatture comprensive di IVA. Insomma, c'è un po' l'acqua lunga, è un disastro. Quindi, no, ma io ti dirò anche questo, nel senso che c'è sempre questa previsione di riuscire a tenere a mente tutto, ok? Senza riuscire a frammentare, come giustamente hai detto tu, ad esempio, i ricavi togliendo, scorporandoli dall'IVA. Cioè, poi ipoteticamente va anche detto, ragazzi, che non è detto che le vostre clienti abituali possano ricominciare a spendere immediatamente cifre importanti. C'è gente che spenderà sicuramente, ok, che non avrà subito danni a livello economico, ok, ma ci sarà comunque persone, una parte minimale della vostra clientela, che dovrà tergiversare e quindi non spendere quanto da voi previsto, ipotizzato. Quindi in realtà bisognerebbe farsi, correggimi se sbaglio perché sei tu la professionista in questo caso, bisognerebbe farsi un prospetto basato su previsioni pessimistiche, non del tutto buone, mettiamo buone, e ottimistiche, ok? E vedere da questo punto di vista come realmente si potrebbe sviluppare il fatturato. Potrebbe sviluppare, esatto, il fatturato nei prossimi mesi, ok? Io qui mi voglio riallacciare, perché mi hai dato un ottimo assist, adesso forse non tutti mi capiranno, ma mi capiranno i parrucchieri che erano presenti alla lezione della masterclass 6 mesi fa. Grande masterclass! Che ci siamo fatti con l'intervento di un paio d'ore, dove io vi ho fatto vedere come siano le diverse metodologie grazie alle quali si può scomporre il fatturato. Io ricordo che in tanti erano perplessi durante quell'intervento. Andatevi adesso con il senno di poi a vedervi gli appunti e andate a vedere come si può scomporre il fatturato. Potete fare quell'analisi, renderla un budget economico, quindi andare a vedere, ipotizzare quanti clienti nuovi avrò, quanti clienti storici posso avere, cosa posso vendere a queste persone, e soprattutto fatevi conti che, ve ne parlerò dopo più dettagliatamente, però come diceva giustamente Michela, non potete mettere le poltrone attaccate come erano fino all'altra volta, fino all'altro giorno, ma bisogna mantenere una distanza minima di sicurezza, quindi avrete molto probabilmente meno postazioni da sfruttare. Anche a livello orario, anche a livello orario, ragazzi, non potrete avere lo stesso afflusso di clienti, cioè lavorando all'interno del centro del salone con più dipendenti, innanzitutto bisogna, ecco, il distanziamento fisico tra vari dipendenti e soprattutto l'afflusso in salone, cioè se prima entravano 3 clienti, 4 clienti in un orario specifico, molto probabilmente questa cosa non è detto che possa essere ancora possibile subito, fin da subito, ok? Ok, adesso queste sono un po' le misure, diciamo, secondo me più significative per chi ci segue, riguardanti specificatamente questo decreto, che ricordo non essere ancora stato pubblicato per quanto mi è noto, e vi dico quello che voglio darvi anche una buona notizia, cioè... Ma allora oggi sei veramente buona, che succede? No, nel senso, e io qui so che c'è già qualcuno che mi ha espresso le sue perplessità. Questo decreto, secondo me, a mio modo di vedere, è buono per certi versi, non buono per certi altri, e vedremo in che termini. Perché?
Perché io personalmente sono contraria al contributo dato a pioggia, mettiamola così, però questa è una mia opinione personale. Il fatto che comunque il governo abbia stanziato una garanzia dando la possibilità agevolata agli imprenditori di accedere al credito, a mio modo di vedere, deve essere vista come un grandissimo atto di fiducia e di responsabilizzazione degli imprenditori. Cioè, andando a concedere contributi a pioggia, in qualche modo quello che viene regalato oggi lo pagherà domani chi rimane in piedi. Quindi chiaramente ci si aspetta che aumenteranno le tasse in futuro e per evitare questo, che ovviamente è insostenibile, si è deciso di dare una garanzia appunto sui prestiti. Quindi io lo vedo nel senso positivo perché in qualche modo sarà un passaggio obbligato per responsabilizzare di molto gli imprenditori che appunto, come vi ho appena indicato, dovranno scegliere se e in che misura accedere a questa forma di finanziamento agevolato, mettiamola così. Mi sono spiegata, Michela, su questo? Assolutamente sì. No, io in realtà lo vedo anche come un senso di riconoscimento dal punto di vista delle microimprese, nel senso che spesso vengono bistrattate e non tenute molto in considerazione, mentre grazie anche a questa piccola bozza, in realtà si è dato, come dire, l'input di dire l'Italia si regge anche su di voi, quindi cerchiamo di aiutarvi in una qualche maniera. Cioè, da questo punto di vista io l'ho trovato, come dire, un riconoscimento di tanti imprenditori che si sentono sottovalutati. E anche per questo, per dirvi una volta per tutte, che siete degli imprenditori e come tali vi dovete muovere, ok? Dall'altra, non credo, adesso tanti ci seguono, tanti li conosco e so che stanno comprendendo il senso di quello che sto dicendo, non credo che tutti gli imprenditori siano in questa mentalità qua. Anche perché appunto leggevo proprio ieri tanti imprenditori delusi perché in realtà si sarebbero aspettati il contributo a fondo perduto, volevano essere aiutati, ma io devo lavorare. Quindi siamo sempre nello stesso mantra. E vabbè, E vabbè, quindi io non sono aiutati molto. che Dio t'aiuta, lo Stato non si sostituisce a voi ragazzi, oddio. E qui vado a ricollegarmi a un commento su cui non ho niente da aggiungere, di una tua studentessa, che giustamente faceva una riflessione che sposa e chiude perfettamente questo ragionamento, e diceva: io ho un centro estetico, ma se io sono brava, reggo bene, controllo i costi, lavoro bene con il marketing, ma cavolo, se io sono una delle poche che fa questo ragionamento e nella mia zona magari altre attività che fanno lo stesso lavoro in realtà si sovraindebitano, non hanno quella capacità, ma vuoi vedere che loro chiudono e mi piglio i loro clienti? Vi ricordate quando io vi dicevo settimane fa il coronavirus farà il lavoro sporco per voi? Intendevo esattamente questa cosa qua. Quindi io adesso non voglio sembrare, come posso dire, eccessivamente cinica, cattiva, perché le regole non le faccio io, ragazzi. Come dicevo in una diretta proprio di ieri, l'economia, non è buona, non è comprensiva, ha regole tutte sue e non guarda in faccia a nessuno. Quindi bisogna saperne imparare le regole e saper comportarsi di conseguenza. Si dice infatti che l'economia è amorale, quindi non ha morale, non ha valori, non ha etica. Queste sono È le una guerra, vedette, ragazzi, è una è quello che guerra. diciamo da una vita e mezza, nel senso il buonismo nel commercio non funziona. Siate buoni a livello personale, a livello sociale, fate tutto quello che vi sentite nel cuore di fare, ma a livello commerciale, ragazzi, dovete fare in modo di prendere laddove potete, ok? Seguendo le regole del gioco, perché la Chiaro. linea di demarcazione è sempre quella, ma è una cosa che noi vi ripetiamo dalla notte dei tempi, porca di quella miseria, tant'è che addirittura durante un corso qualcuno mi ha detto: ma non possiamo unirci noi, centri estetici? No! E lì sono diventata veramente matta, ok? Ragazzi, è
è guerra, ma guerra pulita, ok? Nel senso, se realmente pensate di essere migliori, e allora perché non lavorate anche in quell'ottica dal punto di vista business? Cioè, nel senso, se io sono realmente il migliore, tutti i clienti che io vorrei avere dovrebbero venire da me, non dalla concorrenza. Guarda, voglio fare una simulazione per renderlo un pochino più reale questo ragionamento. Non so se qualcuno di voi sa giocare a poker, ok? A me mi dicono, io non so benissimo giocare a poker, però mi dicono che avrei un talento naturale, vabbè, do sulla fiducia. Però è come se voi pretendeste di sedervi al tavolo, al casinò, a giocare a poker e pretendeste di vincere a soldi senza sapere le regole del gioco. Cioè, esatto. È una roba che capite che non è una cosa che può stare in piedi, anzi le prendete, perdete un sacco di soldi, vi dovete alzare dal tavolo eppure vi incazzate. Ora, con tutta la comprensione, perché magari avete perso i soldi, però la responsabilità è vostra che a quel tavolo non vi siete seduti conoscendo le regole minime. Poi si fa esperienza, si fanno cazzate, si perdono mani importanti e ci sta. Però il voler pretendere di fare impresa senza sapere il minimo indispensabile e, come dicevi giustamente tu, senza sapere neanche il proprio bilancio che faccia, è un qualche cosa che si avvicina molto al fatto che vi sedete a un tavolo da gioco con delle fiche e pretendete di giocare soltanto puntando sulla vostra simpatia. Poi magari siete simpatici, siete delle bravissime persone, e anzi tanti di voi vi conosco personalmente, so che è così, però quel gioco non segue quelle regole, quindi esatto. Vorrei che questa cosa fosse assolutamente chiara. Chiara, speriamo che prima o poi lo diventi, un po' per tutti. Diamo ancora due indicazioni, no, giusto perché per dire come, mm-hmm. come diventa. Poi quando uno mi fa incazzare, quindi prendo parto e non la chiudo più. Due informazioni utili che si ricollegano alle indiscrezioni per quanto riguarda la riapertura, che sarà su diverse fasi. Ne parlavo anche prima molto brevemente con Michela. Non appena la situazione dal punto di vista sanitario sarà sotto controllo, si sta prevedendo dopo Pasqua una parziale, graduale riapertura delle attività commerciali. Chiaramente partiranno per primi le filiere strategicamente più importanti, quindi si parla di filiera alimentare, farmaceutica e sanitaria, e in una fase 2 piano piano tutte le altre. Probabilmente però il decreto, appunto, è soltanto un processo, cioè un'intenzione, per il momento non è stato pubblicato niente nel decreto, figuriamoci questo quando arriverà, però si sta parlando di maggio inoltrato, perché si vuole evitare anche il fine settimana che va dal 25 aprile al 1 maggio, che ovviamente potrebbe essere una questione di assembramenti, appunto, appunto, quindi probabilmente si andrà verso metà maggio. Sì. Da quello che si dice, poi stiamo a vedere il bollettino sanitario cosa dice giorno per giorno. Certo. No, allora ragazzi, sì, io ho avuto ulteriori indiscrezioni in base alla riapertura, e si ipotizza che i centri estetici e saloni di acconciature non possano riaprire prima del 15 maggio. Cioè, vado ancora più in là. Ma al di là di questo, ragazzi, bisogna realmente aspettare di sapere come ci si potrà realmente muovere all'interno delle attività, perché io non voglio essere sempre quella che è fautrice di cattive notizie e vi mette la rogna addosso, però se ne stiamo uscendo adesso in un periodo primaverile anche abbastanza in fretta, perché un mese, due mesi di chiusura in realtà a livello sanitario è grasso che cola, perché comunque nonostante tutto abbiamo una grandissima sanità a livello nazionale, va detto che probabilmente questa cosa si possa ripresentare nel periodo invernale, ok? Teniamo conto di questa cosa, io non voglio fare l'uccello del malaugurio, però si ripartirà lentamente, voi sarete le ultime attività a ripartire perché avete contatto estremo con i vostri clienti, quindi anche qui la fase sarà anche lunga prima di tornare ad avere un contatto diretto
e immediato come quello di prima con i propri clienti, sempre facendo gli scongiuri che questa cosa non si ripresenti nel periodo invernale. Detto questo, perché io faccio sempre l'uccello del malaugurio, ragazzi? Perché ora che abbiamo vissuto, abbiamo fatto l'esperienza di quello che vuol dire una pandemia, ok? E sappiamo a quello a cui andiamo incontro, è la volta buona magari che addrizzate le orecchie e vi fate entrare una volta per tutti nella testa questa cosa. Dovete essere strutturati e preparati per qualunque cosa possa succedere, ok? Io non voglio più sentire gente che dopo 2 giorni di chiusura piange miseria, perché allora è giusto che alcune attività non riaprano, perché non hai la patente che dovresti avere per guidare la tua azienda, ok? Come giustamente dicevi tu prima, Assunta, non hai nemmeno le conoscenze minime per capire se la tua attività ha senso di esistere o meno, ok? Essere buoni, belli e bravi non è più così tanto sufficiente a livello commerciale. Bisogna realmente capire tutto quello che vi ho detto fino adesso, Assunta, nel senso dovete tenere sotto controllo l'andamento della vostra situazione finanziaria, contabile, della vostra società, ok? Cioè non dovete più tirare a caso. Io ipotizzo che incasserò questo, quindi allora anche volessi sfruttare questo finanziamento di 25.000 euro, io li prendo, tanto riesco a risollevarmi. No, questo tipo di ragionamento non esiste. Questi soldi, come giustamente ha detto Assunta, devono essere utilizzati per chi li dovesse chiedere, e non c'è niente di male per chi dovesse chiederli, ok? Perché anche questo va detto. Io non sto dicendo che sia sbagliato chiedere aiuto nel momento del bisogno, ok? Sto dicendo che nel momento in cui chiedete questi soldi dovrete utilizzarli per coprire le spese fisse, ok? E la parte restante investirla per fare in modo che la vostra realtà possa crescere. Il che non vuol dire, ragazzi, io adesso entro subito nel vivo, non vuol dire che siccome avete 25.000 euro iniziate a pensare alla linea brandizzata, porca di quella paletto, no, o a comprare scorte di prodotti, perché poi dopo vi prendo a calci nel sedere, ok? Crescere e investire nella crescita vuol dire che, come giustamente ripetiamo da una vita e mezza, ma spero che questa volta vi entri nella testa, investire nel caso in cui non conosciate tutti gli aspetti finanziari, investite per capirli questi aspetti, ok? Seguite Assunta, fatevi sto cavolo di bilancio confessa anche solo come prima infarinatura, porca di quella trota. Non sapete che cosa vuol dire fare marketing? Investite in formazione marketing, basta la formazione tecnica, ragazzi, non è quello che vi porta a far crescere la vostra attività. Cioè, più chiaro di così io non so più come dirvelo. Il prossimo che viene in consulenze e mi dice che ha speso 10.000 euro in formazione tecnica, lo prendo a calci nel culo, ok? Sai cos'è, Michela, che a me davvero mi dispiace, devo dire la verità, mi dispiace. Noi da quanto tempo ci conosciamo? Sarà 1 anno e mezzo, 2 anni che siamo comunque in contatto, sono intervenuta nel gruppo un pochino più in là. No? In realtà ci conosciamo dal 2016, però non lo diciamo troppo in giro, perché... Giusto, vero, giusto. Queste cose... E non abbiamo avuto paura io e te di sembrare antipatiche, sembrare dure, in assoluta controtendenza a quello che si fa nella formazione per il mio settore, per il settore numeri, strategia e gestione aziendale, e per quello che si fa nel tuo settore. Nel mio va di moda la gioia, abbracciamoci, vogliamoci bene, facciamo 2 salti assieme, pisello, ecco, questo è quello che va avanti. No. Allora, non abbiamo, in tempi di pace, mettiamola così, noi siamo state, secondo me, molto in controtendenza, perché dicendo le mode anche in modo molto crudo, se vogliamo, abbiamo detto: ragazzi, questa è la situazione. Io posso capire che in tempi di pace magari potevamo sembrare un pochino eccessive. Un po' pazzi, sì. Un po' pazzi, perché
Però dal nostro punto di vista parla l'esperienza, perché io in 20 anni ne ho visti dei bilanci e so dove andare a parare. Infatti, tanti che mi seguono e vengono in consulenza, a me bastano 3 domande in croce per vedere se quel bilancio è completo o no. Okay? E tanti che mi seguono durante i tuoi corsi hanno visto cosa vuol dire le mie 3 domande e li sgamo tutti. E Perché quei quindi. 2 o 3 conti che gli fai capire che l'attività non è redditizia e quindi potrebbero tranquillamente chiudere, ma ancora alcuni non l'hanno capita. Va bene, ci Però sta. quello che dico è, avete visto il tempo di pace, quello che abbiamo detto? State vedendo in tempi nefasti, in tempi drammatici, chiaramente io e Michela non potevamo sapere che le cose sarebbero andate così e ovviamente non l'abbiamo neanche lontanamente auspicato. Però se con un attimo di distacco emotivo andate a unire i puntini, vedete che esattamente la mia insistenza sull'importanza di leggere il bilancio, guarda caso adesso vi serve per farvi i conti sui finanziamenti, l'importanza di mettere in leva le spese di marketing e quando vi potete permettere di spendere in marketing e in che direzione. Quindi se andate a vedervi tutti i materiali dei corsi, gli appunti, per esempio io la scorsa volta ho parlato di modello di business, se non ricordo male, e proprio un anno fa vi ho fatto un intervento dal vivo di 2 ore, se non ricordo male, perché poi c'è Emiliano che premeva per entrare, in cui vi ho fatto una capoccia tanta su cosa? Sull'analisi del cliente ideale, del cliente target, dei bisogni, tutte queste robe qua. Quelle cose che all'epoca io vi ho detto, ragazzi, sono importanti perché sono alla base della vostra azienda, andatevi adesso a vedere come cambiano nel tempo, dato che siamo in una fase in cui le persone hanno paura di ammalarsi. Quindi, come giustamente diceva Nicola qualche tempo fa sotto un tuo post, se non ricordo male, aveva fatto addirittura una domanda all'interno del gruppo, perché lui giustamente si poneva questo dubbio, ma come cambierà la percezione dell'importanza della salubrità di un ambiente lavorativo nell'ottica di un cliente? Cambia esattamente così. Quindi, guarda caso, io ne ho parlato un anno fa. Quindi andate a unire dei puntini e con un attimo di distacco emotivo, perché chiaramente siamo tutti spaventati, ci può stare, però cercate di imparare da questa esperienza che state facendo, perché se non vi mettete in carreggiata adesso, io non so veramente più che dire. Scusa, qui è arrivato giustamente un commento, le 2 ore riassunta dalle 12 alle 18. Questo sì, ragazzi, si riferisce ai corsi che, ecco, chi non ha mai partecipato a un nostro corso avanzato non sa che cosa si perde, ma anche a livello di durata, nel senso che io vedo gli altri corsi che iniziano con calma, a mezzogiorno fanno la pausa pranzo, poi fanno la merendina, poi fanno il balletto alle 5 tutti a casa. Da noi ragazzi inizi, ma non sai quando finisci, al massimo la pausa pranzo, quindi è un tour di forza allucinante, tant'è che abbiamo fatto incazzare anche un po' di gente, però di cose da dire ne abbiamo e grazie a Dio noi non facciamo balletti, non vi promettiamo che tutto andrà bene, no, ma vi diamo tutti gli strumenti per prendere coscienza di quello che potreste fare. Aggiungo a quello che tu giustamente hai detto fino adesso, io non me lo spiego, anzi sì, me lo spiego perché sono miei studenti avanzati, ma i miei studenti avanzati in questo periodo stanno continuando a lavorare, ma non fisicamente sui clienti, ok? Stanno producendo talmente tanti materiali di marketing che c'è chi mi ha scritto oggi, 2 ore prima della diretta, che mi ha detto che con un post ha acquisito già 4 nuovi clienti e sta già fissando gli appuntamenti con la lista d'attesa. Ora, io ripeto, umanamente vi sono vicina. Tutto il resto mi fate incazzare, ok? Perché non bisogna essere degli scienziati per fare quello che vi diciamo di fare noi, ma bisogna muovere quel culo pesante che abbiamo in basso e iniziare a studiare e a farle le cose. Ecco, io oggi sto diventando veramente scurrile, ma non importa, sperando che almeno con un gergo così colorito arrivi finalmente quello che vi stiamo dicendo, ok? Quindi tutto quello che non sapete, avete il tempo con calma, ok? Perché nessuno vi dice di diventare dei competenti nel giro di 2 giorni, ci vuole tempo. Okay, ma dovete farle queste cose. Avete una partita IVA,
pensate che sia vostro figlio, ok? Anzi, guarda, io non lo dareste mai in mano a persone di cui non vi fidate, a persone di cui non vi parlano chiaramente, ok? E soprattutto, prima di investire per vostro figlio, avreste comunque una lista di prospetti tali, ok? Per non correre rischi, che non vuol dire che non si sbagli, ok? Perché anche qui bisogna fare un minimo di mea culpa. Okay. Gli errori che si commettono ovviamente sono colpa nostra, c'è anche un minimo di sfortuna di mezzo, ma non vi deve demoralizzare, non si finisce di vivere solo perché un'azienda va male, ok? Si fa il punto della situazione, si vede laddove si è sbagliato e si riparte, magari andando a coprire e a rimediare quegli errori, ok? Perché purtroppo il fallimento in Italia viene visto in maniera totalmente negativa. Okay, non è così, non è così, però onde evitare, ok? E questa è una cosa che ripeteremo all'infinito, dovete acquisire quelle competenze per poter guidare la vostra attività, ok? Per sapere le regole del gioco, per poter non barare a poker, ok? Ma stracciare a poker con le carte giuste. Chiaro? Mi sono riallacciata alla tua metà. Che rende, assolutamente. Vai avanti, vai pure. No, guarda, il ragionamento è qui. Non so se ci sono, magari vedo delle domande. Vediamo delle domande. Utile... Okay, vediamo delle domande, ragazzi, perché io poi vorrei chiudere la live dicendovi due o tre cosine, ok? Che mi sono segnata. Allora, vediamo. Così prendiamo spunto per anche ampliare il ragionamento. Chiaro, chiaro. Andiamo. Qua c'è un commento di Alex Bartolocci, la ragazza di sinistra si sente bene, la signora di destra un po' meno. Chi è la ragazza, chi è la signora? Siamo, praticamente abbiamo la stessa età. No, Alex peraltro cerca di farmi incazzare, dovremmo cercare solo di capire qual è la leva giusta, insomma. La signora di destra sono io, mi sa. Allora, da commercialista dico denunciatelo, credo si riferisca all'introduzione di questa live, Paolo. Peraltro Paolo è commercialista, infatti è intervenuto Paolo, Paolo è commercialista che appunto sta collaborando con me con alcune posizioni, io proprio lui ha mandato un messaggio prima e lui mi ha detto assolutamente è rimasto basito quanto me. Quindi capite bene che se non sono io esagerata, quindi lo dice anche una persona che, Paolo è veramente una persona molto tranquilla, eppure lui, insomma, gli si è girato oggi il neurone cattivo. Anzi, lo saluto, ciao Paolo. E qui c'è altra bestia. Oddio, no, allora è cattivo anche Paolo. No, lui è tranquillo, no, però certo. Questa cosa. Ah, benvenuto Paolo, mi fa piacere conoscerti. Andiamo qua. Luca Madi, io ho 4 aziende tutte in forfettario, cazzo mene, così risparmio di commercialista. Grande Luca. Allora, mi dissocio da questo modo di lavorare di questo commercialista. Grande Ciao. Paolo. Ok. E poi la cosa brutta è che si fa di tutta un'erba un fascio, ed è per quello che io vi dico ci sono i commercialisti in gamba e quelli no. Chiaro. Perché vedi anche Paolo, che è una persona tranquilla, penso che forse è la prima volta che mi vede live. La prima cosa l'ha detta anche lui, cavolo, mi dissocio perché è rimasto anche lui basito. Quindi quando mi vengono chiesti consigli come cambiare commercialista, ragazzi, il commercialista si sceglie secondo le vostre specifiche esigenze. Non vi trovate bene, togliamoci questa cosa di riverenza e andiamo a scegliere il professionista giusto per noi. Esatto. Laura Cinquantini, io ci ho sbattuto le corna, adesso mi informo su tutto e comunque qualcosa mi scappa sempre. Chiaro Laura, cioè nessuno dice di essere onniscienti, ci mancherebbe, io sono la prima che mi sfuggono le cose, cioè ci sta questa cosa nella natura umana comunque selezionare anche il tipo di informazioni, perché comunque di informazioni giornalmente ne riceviamo e ne subiamo anche tante. Però il problema è laddove queste informazioni non si vanno neanche a cercare, ok? Poi tra qualcosa mi sfugge e non volerne proprio sapere, c'è tutto un mondo di differenze.
Emiliano, mi sembra di conoscerla questa persona. La delega deve essere sempre solo operativa, ma a livello strategico non c'è più spazio per ragionamenti da bottegai. Quasi quasi ci scrivo un libro. Ecco, io vi suggerisco la lettura di questo grandissimo libro da bottegai a commercianti di successo. Non vi dico l'autore, ma ipse dixit Emiliano Lemma. Ok. Giorgio Molinaro, io penso se qualcuno per ripartire ne ha bisogno, perché non prenderli? Ma se uno può farcela anche senza quei soldi, io non mi indebiterei. Esatto. Corretto. Oppure mi permetto di dare un là, però bisogna essere molto bravi a farsi i conti e chi era presente 6 mesi fa in aula si ricorda che io ho fatto questo ragionamento, bisogna essere bravi a metterli in leva. Quindi se io oggi prendo 100 a prestito, esemplifico ragazzi, se io oggi prendo 100 a prestito, li investo e li metto in leva e quei 100 mi generano ragionevolmente in tempi brevi un 120, io alla fine restituirò 100 e qualcosa, ma mi sono portata a casa quei 20 e quei 20 magari mi salvano l'azienda oggi. Quindi mi raccomando, prendete questi soldi per coprire i costi fissi se non avevate riserve, ma il ragionamento che dovreste fare è prenderli e metterli in leva. Chi era in aula sa di che cosa parlo. Ecco, chi ancora non ha avuto opportunità di essere in aula, io vi dico che l'11, il 12 e il 13 ottobre c'è il prossimo corso avanzato. Così iniziate proprio a segnarvi le date e ci sarà anche Assunta. Cazzi vostri, poi. La scorsa volta a parlare di numeri abbiamo fatto le 8 e ci hanno sbattuto fuori. Sì, ma penso che andrà anche oltre sto giro. Comunque, andiamo. Ma se ancora non si sa quando si riapre, io eviterei se non ho l'acqua alla gola. Sì, ottimo. Peraltro questo Laura mi dai un là, infatti ottimo, perché attenzione, questo decreto non è ancora stato approvato. Leggevo di un articolo, di un'intervista rilasciata dal direttore dell'ABI che ancora non ci sono le procedure e si sta aspettando l'autorizzazione dalla Comunità Europea. Quindi non aspettatevi, non andate domani in banca a buttare giù le porte, perché ho visto dei video allucinanti, per chiedere 25.000 euro, qualsiasi importo di cui avete bisogno, non ha alcun senso, non ve li possono dare. Usciranno pian piano le procedure e ci vorrà sicuramente un po' di tempo, un po' di settimane, secondo me, però siamo in una fase di transizione. Esatto, anche perché le banche sono chiuse e quindi Ah, lavorano a ecco. singhiozzi anche loro, quindi non potete di certo presentarvi in filiale. Ok, Serena, Serena, io so già come non spenderli ma investirli. E già, qui è Ottimo. un'ottima cosa. Crisci Valentina, sono scettica su questi prestiti. Se abbiamo richiesto la sospensione degli altri che già avevamo, l'utilità non la vedo poi così tanto. Al massimo sto valutando se vale la pena prenderli per estinguere gli altri già presenti, ma solo se ne valesse la pena. Esempio, TAN, TAEG, durata e importo dell'unica rata. Solo se ci fosse un riscontro economico che sia valido alla mia esigenza, allora sì che lo farei. Chiaro. Ok, si parla di consolidamento del debito in questo caso, magari avete dei finanziamenti che dovete restituire in 1, 2, 3 anni, non ce la fate perché l'importo è troppo alto e quindi li spalmate, restituite quel finanziamento e lo spalmate in più anni. E scusami, mi viene in mente una cosa, spero che venga in mente alle persone che hanno fatto il finanziamento per fare la ristrutturazione del locale. Che cosa sta andando incontro in questo momento? Gli tocca pagare delle spese che non stanno maturando niente di più. Quindi mi riferisco sempre a quello che vi ho detto in tantissime altri interventi precedenti. Guarda la mia faccia. Se Non, passa oltre, vuole penso sapere. che ci sono dei formatori in questo settore che dicono che ogni 3 mesi, 6 mesi devi rinnovare il locale, mi viene da piangere. Assolutamente. Detto questo, andiamo avanti. Quel che a mio parere si deve comprendere è che non si ragiona per categoria, ma si ragiona sulla salvezza individuale delle proprie attività. Anche se l'Italia dovesse vedere peggiorare la propria situazione, non tutti falliranno, anzi, ci sarà molta, molta selezione e vinceranno quelli più in gamba. Assolutamente sì. E chi gli vuoi correggere una cosa del genere? C'è una selezione naturale, bisogna correre ai ripari. Sì. Nel senso che se ti rendi conto che tu potresti essere uno di questi che potrebbero avere problemi, ti suggerisco di correre ai ripari. Sì, in quel senso, cioè cerca di ristrutturare e riprogrammare.
per fare in modo di non essere fagocitato durante la riapertura, ok? Perché ipotizziamo che tutto vada bene, ragazzi. Io voglio essere positiva per una volta. Io vi auguro veramente di riaprire il 4 maggio, ok? Come qualcuno ha detto. Io ve lo auguro veramente. Vi vorrei far passare serenamente la Pasqua, vi vorrei far passare, godetevi questo periodo. Ma se così non fosse, ragazzi, io ho paura che tanti non riapriranno, anche a prescindere da questi tipi di finanziamenti, ok? Il buonismo non funziona quasi mai. Oh, no, non funziona mai. Nel commercio il buonismo non... No, no. Tu che dici? No. No, mi viene in mente uno scambio di battute che avevo avuto con Francesco, che mi diceva, mamma mia quanto sei cattiva, no? Che mi diceva che lui avrebbe avuto dei suggerimenti preziosi per un suo collega, che però era un po' chiuso e non voleva capire. E fa, guarda, io lo vedo, per quello che so io, lo vedo male. E ho detto molto tranquillamente, beh, aspetta che insomma, che finisca male, poi compragli l'attività. Che poi esatto. Lo assumi come dipendente, probabilmente sì, lì che sei buono perché esatto. Ti rendi conto che effettivamente può essere un ottimo dipendente, ma non un buon imprenditore. Quindi certo. Probabilmente gli dai la sveglia da quel punto di vista. Assolutamente. Andiamo avanti. Altro che unirci, io sto puntando un centro estetico di fronte al mio studio che voleva già chiudere a dicembre e poi ha temporeggiato. Forse è la volta buona che riesco a prenderlo io. Grande Sabrina, vorrei farmi notare una cosa. Sabrina ha fatto un esempio pratico con il suo commento. Cosa vuol dire? Ho perso Assunta Incarnato. No, ci sono. Ci sei? Ho perso Assunta Incarnato, siamo ancora live. Ok, allora aspettiamo che Assunta si riconnetta. Nel frattempo io sfrutto. Ci siete? Mi sentite ancora tutti? Mi vedete? Mi sentite? Ok, sfrutto questo momento di assenza di Assunta per portarmi avanti e leggervi una cosa che vi avrei voluto leggere alla fine, però io intanto inizio così non la dilunghiamo troppo. Ecco che Assunta sta tornando. Eccoci qua, è tornata Assunta. Scusa, deve essere stato un calo di linea perché appunto, no, però ti sentivo. Ah, ok, però. Perfetto. E allora quello che volevo fare non lo faccio, lo faccio comunque dopo e continuiamo ad andare avanti. Finisci pure quello che stavi dicendo? Allora, notate una cosa, quello che dice Sabrina potremmo vederlo sotto due aspetti. Quando si diceva è una guerra e ci sono appunto funzionamenti che trascendono dei valori, sicuramente nell'ottica di chi vuole essere acquistato, perché dovrebbe essere necessariamente negativo? È un'attività che non si vuole più portare avanti, incassa un prezzo che può essere monetizzato e Sabrina amplia la sua attività e serve più clienti contente, che pagano un prezzo per un servizio che eventualmente è utile. Adesso ditemi che cosa c'è di cattivo in tutto questo. Oppure facendo un esempio, riportandomi all'esempio di Francesco, se effettivamente lui ha un collega che è in una difficoltà, non riesce a fare quel salto di mindset, ma ragazzi, cosa c'è di male di andare a rilevare un'attività che comunque non avrebbe funzionato per riportarla a uno splendore mai visto prima, perché magari a Francesco ha quelle competenze imprenditoriali che mancano al suo collega. Cioè, cosa c'è di male economicamente in tutto questo? Cioè, mi sfugge. Niente, l'unica cosa che c'è di male è che in realtà non viene messo in primo piano l'aspetto economico, cioè il guadagno nel poter vendere la propria attività, ma viene messa subito in primis il proprio ego frustrato. Io non sono il problema, dovete togliervi dalla testa questa cosa. Okay? Andiamo avanti. Una domanda, quando si inizierà, chi avrà più dipendenti, come farà visto che il salone non potrà essere affollato? Banalmente potresti allungare gli orari di lavoro, permettendo, e lavorare in maniera scaglionata, ma questa cosa la puoi fare se ti riorganizzi prima. Quando saprai
il modus operandi con cui potrai riaprire, ti dovrai riorganizzare con gli appuntamenti e con i tuoi dipendenti. Andiamo avanti. Si potrebbe pensare a un'apertura 7 su 7 con rotazione dei collaboratori. Esatto. E Alex, appunto, mi ricordo che feci sul gruppo un bel po' di tempo fa un post in cui andavo da parrucchiere la domenica, perché giustamente sono un'imprenditrice, non ho tempo durante la settimana, sono andata dall'unico parrucchiere che era aperto la domenica. Ma tu non sai che io non riesco a trovare qui a Moncalieri un parrucchiere che sia aperto il lunedì, cioè non dico tanto la domenica, il lunedì, mortacci vostri, stasera ne sto dicendo di cotte e di crude. Paolo, fare l'imprenditore è per gente seria che si impegna anima e corpo, non è per tutti. Esatto, ecco, mi aggiungo a questo tuo commento, Paolo, dicendo che non è per tutti e non te lo obbliga nessuno a farlo. Nessuno ti obbliga a diventare imprenditore, ok? È una tua libera scelta. Nessuno ti punta la pistola alla tempia per farti aprire la partita IVA. Domanda: come dovrebbero venire utilizzati eventualmente questi soldi? Solo per coprire le spese, per chiudere altri debiti o per investire nella crescita? Perché nessuno ne parla. Ah, di sicuro negli altri gruppi di formatori in questo settore non parlano di questo. No, è quello che dicevo prima. Sicuramente capite anche l'importanza di quello che vi ho detto qualche settimana fa, ridurre al minimo i costi fissi, perché sono i debiti che dovete pagarvi mo. Quindi adesso dovete pagarvi i costi fissi, che se voi avete ridotto i mini termini sono ancora sotto controllo. Chiaramente prendete a prestito quello che ha senso prendere per metterlo in leva. Faccio un ragionamento che forse è un po' più attinente al tuo settore, infatti tanti tuoi studenti avanzati magari capiranno meglio quello che sto per dire. Se voi sapete che ci sono delle campagne marketing per le quali investite oggi e portate in salone un cliente pagante tra 6 mesi, dovete metterla in confronto con altrettante diverse campagne marketing che magari investite 1 euro oggi e i risultati ve li danno tra 3 mesi. Giusto, Michela? Quindi dovete fare anche questi tipi di valutazioni qui. Cioè, quando dovete decidere di investire, calcolate anche quando rientra quell'investimento. Quindi se andate a fare un'attività complessa che magari vi porta risultati nel lunghissimo periodo, ecco, quella magari non è una cosa che farei subito. Sappiamo che magari le cose, i clienti subito pronti ad acquistare sono quelli già conosciuti, tramite referral, quelle cose lì. Quindi andate a analizzarvi bene i piani che vi ha fatto Michela, chiaramente mi sto parlando con i tuoi clienti privati, e andate a fare questi tipi di ragionamento. Volevo introdurre anche il tema del rientro economico di quell'investimento, perché se voi siete scoperti per X tempo, investite oggi 100 e li recuperate, perché lifetime value è da qui a 1 anno, vi porta poco frutto, ecco, non è forse il caso, ecco. Sì, diciamo che i miei studenti sono abbastanza coperti, che molti di questi li seguiamo personalmente, quindi sanno già come e dove andare a investire. Mi preoccupa effettivamente chi, non avendo neanche mai frequentato un corso di marketing, non sa quali potrebbero essere le varie tipologie di campagne di marketing per fare acquisizione clienti, ok? Quindi non lo sapete, dovete iniziare a studiare. Okay, perché anche qui le campagne di marketing vanno fatte a seconda della tipologia del cliente, ok? Anche qui, piccolo inciso. Però andiamo avanti, perché sennò ci allunghiamo a dismisura. Vediamo qua. Pezzatini Antonella. Ciao ragazze, tempo fa mi sono imbattuta in un video dove Michela diceva che se non si ha una buona reputazione non c'è marketing che tenga. Confermi? Nel caso per buona reputazione cosa intendi? Grazie. Per buona reputazione, certo, nel senso che buona reputazione è che se tu nel tuo mercato di riferimento vieni vista come quella che lavora male e fa danni, puoi fare tutto il marketing che vuoi per fare acquisizione ai clienti, ma poi quando le persone arrivano all'interno del tuo centro o del tuo salone e riscontrano questa cosa qui, che probabilmente avranno già letto in giro per varie recensioni, il cliente non torna, ok?
Quindi magari avrai investito per fare acquisizione ai clienti, ma quel cliente in realtà non ti diventa cliente, diventa un acquirente un'unica volta e tu avrai investito e buttato i soldi. E oltretutto, perché io in realtà non parlo mai di lavorare bene e essere comunque corretti nei confronti dei propri clienti? Perché io lo do per scontato, ok? Perché se tu lavori male, che ti faccio il marketing io, che le sponsorizzate te le curi direttamente Luca Madi e il copy te lo curi Emiliano Lemma, non ci sono angeli che vi possano portare in paradiso e avere frotte di clienti. Se poi arrivano in salone e voi li trattate a pesci in faccia, li fregate perché gli dite che un prezzo è una cosa, il servizio costa un prezzo e in realtà poi quando gli andate a fare la ricevuta ci avete messo dentro il surplus che non si sa di cosa, perché a me è anche successa sta cosa, ok? Se lavorate male e fate i danni, il cliente vi paga, esce e inizia a mettervi addosso una lingua, come si dice qui in zona, che non ve la togliete più di torno, ok? La brutta reputazione è questa. Ora, perché noi insistiamo molto sul farvi avere le recensioni? Le recensioni online? Perché la recensione online non è altro che quello che dicono di me i miei clienti con un'onda di ripercussione a livello online praticamente infinita, perché qualunque persona che entri in contatto con dei vostri contenuti e poi vada veramente a leggere che cosa pensano di voi i vostri clienti, ok, allora sì che prenotano, ma se i vostri clienti parlano male di voi, la gente non verrà da voi, ok? Perché prima si andava alla cieca, ora la gente si informa prima di investire i propri soldi, ok? Chiaro, quello che vuol dire reputazione, che non vuol dire fare buon marketing, la reputazione è tutto quello che è il tipo di esperienza che vive il cliente all'interno delle vostre attività, ok? E poi ne parla all'esterno, con i propri amici, con i propri familiari, con i propri conoscenti e mettendo le recensioni online. Quindi puoi fare il marketing migliore al mondo, ma se hai una reputazione pessima, saranno comunque soldi buttati nel gabinetto, giusto per non dire un'altra cosa. Annalisa Di Gennaro: io dopo il fallimento ho riaperto, più cazzuta di prima ma senza fare gli stessi sbagli, anzi ho investito subito solo sul marketing e basta. Grande Annalisa. Annalisa, ah, ecco. Ti devo fare i miei complimenti e te l'ho fatti anche personalmente. Annalisa è una nostra studentessa avanzata. Annalisa ha fatto un cambio di mentalità da quando ha iniziato a seguirci che è veramente straordinario, ok? Prima era veramente preoccupata e si fossilizzava su dettagli inutili, ora vede e progetta per il medio e lungo periodo. Quindi Annalisa, i miei complimenti, te li faccio anche dal vivo, anche di fronte a tutti quanti, perché effettivamente stai diventando un'imprenditrice tosta. Sabrina: ciao Assunta, ma poi hai fatto il colore perché ho visto il tuo video, ma non mi ricordo dove l'ho visto, forse su YouTube? Rispondo e anche provocatoriamente. Ragazzi, ditemelo voi se ho fatto il colore, perché evidentemente ce l'ho addosso. E vi dico che non c'è molta differenza rispetto a una normale tinta per capelli. Però ne parlerò in uno dei prossimi articoli, perché vorrei che fosse ancora chiaro che non si parlava di prodotto. Quindi io ho pagato un sacco di soldi una tinta personalizzata per capelli che non ha nulla a che fare con qualità del prodotto, perché come vedete la tinta è venuta uguale, cioè non cambia rispetto ad altre soluzioni, però è chiaramente ho puntualizzato altre cose. Quindi, quesito della sera, quali saranno i motivi che hanno portato Assunta a spendere 3 volte tanto una tinta di capelli se alla fine in testa ha sempre lo stesso colore? Punto di domanda. No, ma Assunta, però come faccio il colore io non lo fa nessuno. Io uso i prodotti migliori al mondo. Allora, io però vi voglio dire questa cosa e voglio che voi siate felici di me. Sono riuscita a non comprare la tinta al supermercato. Ho resistito perché io voglio vivere un'esperienza di benessere quando tornerò dal mio parrucchiere di fiducia, ok? Non è il prodotto, come giustamente ha sottolineato nuovamente Assunta. Chiaro?
altre perle, andate lì così. Il mio commercialista, per salvarmi dalle tasse, mi propone un SRL, ma so che l'SRL, c'è stato un attimo qua, porta più guadagno a loro e se mi faccio due o tre conti vado comunque a pagare uguale. Che ne pensate? Allora, mi permetti di rispondere? Ottima domanda, perché secondo me qui nasce da... Allora, ci sono un pochino di pregiudizi e ci tengo a rispondere a questa domanda proprio per smontarlo, ve lo faccio vedere chiaramente. Il mio commercialista, per salvarmi dalle tasse, mi propone una SRL. Allora, prima cosa mi propone... Te la rimetto. Sì. Vai. Mi propone, vuole dire che ti fa i conti alla mano e ti fa vedere carta canta, quindi nero su bianco, quali sono i vantaggi nel passare da quello che potrebbe essere una ditta individuale, immagino, a una SRL, te lo fa vedere con mano, quindi con le cifre fatte. Ovviamente non voglio ridurre semplicemente il passaggio a SRL come l'unica motivazione fiscale, perché sappiamo che ci sono altri tipi di motivazioni di protezione patrimoniale, la società risponde, solo il patrimonio della società risponde per i debiti e altre cose di cui ho già parlato. Però per salvarmi dalle tasse mi propone, vuol dire che ti ha dato qualcosa in mano e ha fatto determinati ragionamenti con te. Secondo punto, so che la SRL porta più guadagno a loro. Allora, Sara, evidentemente, perché? Perché il lavoro di gestione di una SRL chiaramente è molto più oneroso rispetto a una posizione piccolina, la voglio confrontare con un forfettario. Ma qual è il ragionamento che tu da imprenditrice devi fare? Quel costo è alle mie tasche giustificato o meno? Quindi, e mi rilascio all'ultima parte del tuo commento, se mi faccio due o tre conti vado comunque a pagare uguale. Dipende se i conti te li sei fatti tu alla spannometrica oppure se te li ha fatti il commercialista fatti professionalmente. Perché? Perché se te li fai tu, adesso io non ti conosco, quindi non lo so, però mi risulta difficile pensare che una persona comune che sa poco del nostro sistema fiscale possa farsi due conti in qualche modo fatti bene, ecco. Quindi se devi valutare seriamente se passare a SRL, ovviamente fatti dare dal commercialista tutta una rendicontazione che ti aiuti a fare una decisione consapevole. Stesso ragione, guarda, stesso consiglio che do quando sento gli imprenditori che dicono: ho chiesto l'SRL al mio commercialista, il mio commercialista mi ha detto che non conviene. Ma perché il preventivo te lo sei fatto fare? No, è buongiorno. Allora, su quali basi stai decidendo? Quindi spero di essermi spiegata. Assolutamente sì. Andiamo avanti, abbiamo un sacco di domande. Allora, Chicca Contri, metti caso la selezione naturale Covid, è sciocco avviare un pensiero di partnership con le colleghe al collasso per il fatto che sono oggettivamente professioniste qualificate e stimate da me, ovvio, avviando una collaborazione a partita IVA? Allora, rispondi tu o rispondo io? Vai, vai. Ok, Poi ti dico la mia, dipende. vediamo se è la stessa. Sciocco dipende da come intendi. Se è una collaborazione alla pari, no, cioè non va bene. Allora, se loro hanno delle competenze tecniche che tu puoi mettere in leva e puoi sfruttare perché è una mentalità imprenditoriale. O te le fai socie, ma avendo molto chiari i ruoli di ognuno, oppure te le prendi come dipendenti e metti il lavoro in leva. Quello che però io non voglio più vedere sono società costituite con quel sentimento de volemos ebbene, poi ci si litiga in continuo, ma questo lo dico anche tra moglie e marito, perché ho visto delle cose moglie e marito, società 50%, cominciano delle faide che non finiscono più, perché poi ci si mettono dentro compagni, amanti, figli, di tutto e di più. Quindi non è sciocco fare una partnership nel momento in cui si fa una società assieme, però se tu hai una mentalità di un certo tipo e dei ruoli, delle competenze, ti specializzi in questa roba qui. Loro sono molto bravi dal punto di vista tecnico, le puoi sicuramente prendere come collaboratrici per testarle, provi a vedere e poi in futuro puoi anche farle diventare socie per trattenerle in azienda. Quello è l'obiettivo che tu da imprenditrice devi perseguire. Sono persone brave, non voglio che diventino la mia prossima concorrenza, me le metto in società, però deve essere sempre molto chiaro il loro ruolo in azienda.
non voglio vedere gente che si scorda dalla mattina alla sera, perché ovviamente uno ragiona da imprenditore e in qualche modo vede che il collaboratore o un socio che fa ragionamento da tecnico, ad esempio, gli dice che il marketing non serve a niente. No, io ora, sì, hai detto giusto, no, aggiungo un'ultima cosa, nel senso che le collaborazioni a partita IVA, no, perché il rischio è che se voi investite, banalmente, se investite in marketing e acquistate clienti, fate acquisizione clienti, quindi spendete soldi per fare acquisizione clienti, non è detto, come giustamente ha sottolineato Assunta, che in un momento di litigio con questa professionista a partita IVA, questa non si porti via i vostri clienti che avete pagato voi, ok? Con tutte annesse spese di utilizzo dei locali a carico vostro, eccetera, eccetera. Detto questo, no. Segui il consiglio che ti ha dato Assunta, nel senso che se pensi che realmente questa persona sia una persona tecnicamente valida, pensa di un domani di poterla assumere come dipendente o tutt'al più di farci una società. No, perché l'ho già sentite alcune di queste. Sì. Ah, no, le chiamo dentro. Ah, ma sai, lei ha uno studio dall'altra parte della città, non me le porta via le clienti. No. No. Che poi in realtà ci sarebbero anche i patti di non concorrenza se sì, strutturati bene. Ma chi ne è a conoscenza di questa cosa? Io ho saputo di casi appunto dove sono stati diciamo non approfonditi dai professionisti e chiaramente si sono avuti dei problemi poi purtroppo. Certo, come quando ultimamente sto sentendo di persone che il loro fornitore gli dice ti spedisco io a casa delle tue clienti i prodotti. Non le voglio più sentire queste cose, no? Allora, l'asset più importante della vostra attività, ok? Il pilastro, quello su cui si regge tutta la vostra attività, sono non i muri del negozio, non l'arredamento del negozio, non i prodotti del negozio, non i soldi di mamma e papà che chiedete a prestito, ma sono i vostri clienti. Ok? Cioè nel momento in cui date a chiunque i vostri clienti, vi state scavando la fossa da soli. Ok? Chiaro? Fabrizio Falciani. Ciao Fabrizio, accedere al finanziamento e iniziare a ripagarlo dopo 2 anni permette di investirli e averne un beneficio maggiore. Vedi? Sì. Mi segno le date. Brava Laura, segnati le date. Tornando al discorso della contabilità ordinaria, perché non potevo scrivere prima, anche il mio commercialista mi ha detto che ci vuole un fatturato di 400.000 euro, premetto io ho aperto a dicembre. Allora, qui ribadisco, c'è una confusione secondo me in termini, e chiaritevi bene, una cosa è il passaggio è la contabilità ordinaria, una cosa è la liquidazione dell'IVA, la liquidazione IVA su base mensile o trimestrale. Se non ricordo male, quei 400.000 euro si riferiscono unicamente, se c'è stato un equivoco, non lo so e voglio sperare che sia così, semplicemente al limite, al di sopra del quale si passa nella liquidazione mensile dell'IVA, però vi ha già confermato anche Michela, contabilità ordinaria con liquidazione trimestrale è assolutamente prevista. Assolutamente sì. Allora, Sabrina, Assunta, perché non è indicato acquistare un locale ma prenderlo in affitto? Non uccidetemi. È sicura no. Di voler fare questa domanda, Sabrina? No, però sai cosa? Apprezzo la domanda perché, credimi Sabrina, l'ho persa, sì Sabrina, perché cerca di capire e non lo prende per dato. Quindi io volentieri a Sabrina le rispondo. Certo. Allora, perché non è indicato acquistare un locale? Allora, non è indicato perché, e mi riallaccio a quello che stiamo vivendo in queste ultime settimane, acquistare un locale ha senso soltanto se tu hai un'attività super consolidata, dove tu sai prevedere perfettamente il flusso dei clienti e nella tua strategia di ampliamento territoriale vedi che ha più senso andare ad aprire un secondo locale in un'altra zona della città. Peraltro ha senso soltanto se tu hai una situazione finanziaria solida, non hai problemi di accesso al credito e potresti avere un'ottima opportunità e appunto
come posso dire, hai già sistemato e messo in leva tante altre cose che in realtà sono molto più importanti. Voglio fare un esempio un pochino scuola. Mettiamo caso che parliamo di un'attività che è sul mercato da 10-15 anni, ha una clientela consolidata, anzi, stanno valutando magari di ingrandire e non ritengono giusto, anche perché magari per le caratteristiche dell'attività, fare un centro estetico, spa di 1000 metri quadri, ma semplicemente aprirne un altro. Mettiamo caso che magari il proprietario ha bisogno di fare liquidità molto velocemente e quindi ve lo offre a un prezzo super scontato, che magari se avete delle riserve di liquidità che avete deciso di tenere lì per tempi difficili o per altre motivazioni, potrebbe aver senso investire in quel senso lì. Però adesso Sabrina, stiamo parlando di casi veramente sporadici. A me, per Ipotetici. esempio, ipotetici, cioè non è la normalità. Quindi il motivo per il quale normalmente noi sconsigliamo questa cosa è perché tu la liquidità a cui hai disposizione, sia tua proprietaria che quella che ti dà la banca, la vai a immobilizzare un immobile che vedi in questi tempi difficili non puoi liquidare, hai dei soldi fermi lì. Stessa cosa a tutti quelli che appunto hanno acquistato di stock di prodotti, ne parlavi tu all'inizio, hanno speso 10.000 euro di stock di prodotti, sono soldi fermi lì perché non riuscite nemmeno a monetizzare. Stesso identico ragionamento. Quindi Sabrina, stiamo parlando di casi sporadici. Io poche ore fa ero in consulenza, dicevo al mio cliente, cavolo, c'è cioè effettivamente l'immobile che è stato pignorato. Vai, è in asta, magari vado a prendere, però è un consiglio che è su quella situazione specifica. Ok? Esatto, chiaro, ottimo come sempre. Ma da quanto ho capito non si può chiedere quanto si vuole, al massimo il 25% del fatturato dell'anno scorso e per un massimo di 25.000 euro, perché mi sa che tanti pensano di prendere 25.000 euro di prestito quando hanno dichiarato 10.000 in tutto il 2019. Sì, guarda, ti dico Sabrina, sì, penso che hai ragione, dovresti avere ragione, ci sono diversi scaglioni e diverse regolamentazioni, sì, hai fatto bene a fare questa precisazione e voglio introdurre un altro tema. Vi ricordate chi l'anno scorso diceva che il nero serve, punto? Ora io nel momento in cui avete bisogno del fatturato per calcolarvi il 25%, ora di quel nero, cosa ve ne fate? Niente, niente, Niente. ma È come una. sempre non se ne fanno niente di nero, perché quando andate a chiedere i prestiti in banca, anche non in queste situazioni, è il bilancio quello che fa fede e la banca Appunto. non è un vostro collega che non sa leggere il bilancio. Appunto. Quindi ulteriore motivazione che vi fa vedere quello che dicevamo negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, che la banca legge il vostro bilancio. Infatti adesso mi era sfuggito questo particolare, Sabrina ha ragione, viene calcolato il 25% del fatturato. Se voi avete fatto metà del fatturato, un terzo del fatturato, tutto a nero, ovviamente quella soglia non viene presa giusta. Ciao, ciao. Ciao, 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 25.000 euro. Fabio Parisio, li investo in azioni Stocazzo. eccoli. Ottima scelta Fabio, non potevi fare una scelta migliore, scherzo. Francesca Pellicano, per Sabrina Costanzo io sto facendo la corte al locale attivo, il mio non è un centro estetico, attendo con pazienza. Bravi, vedo che vi state, cioè ci avete preso gusto a fare la guerra come vi diciamo di fare. Bravi, brave ragazze. A me il fornitore ha detto, mando io il kit colore compreso di spese che pagano al corriere il costo 33 euro, a me avrebbe dato 6 euro. Non gli ho nemmeno risposto. Ma noi, ecco, Sabrina, non gli hai risposto perché a te venivano i 6 euro o perché hai fatto la stessa considerazione che ti ho fatto io prima? Domanda. Perché se è perché ti davano solo 6 euro, comunque sbagliavi. Alfredo, ciao Alfredo, secondo voi è oppure ritarare tutti i nostri parametri sulla nuova situazione economico-sociale che ci troveremo nel prossimo futuro? Non l'ho capita. Manca un pezzo probabilmente a questa Sì. domanda. Alfredo, se la vuoi riscrivere, non ti far problemi, riscrivila. Nel frattempo, Assunta, io vorrei dare quest'ultima lettura molto molto veloce a una cosa che è stata scritta da uno studente
di Alex Bartolocci, ok? Uh-huh. Lo ricondivido volentieri perché a mio avviso questa cosa dovrebbe aiutarvi a ragionare ulteriormente e a ribadire quanto stiamo dicendo noi da anni, ok? Datemi solo il tempo di leggervela, ok? Ecco qua, condivido. Si vede, vediamo se si vede. Io intanto ve la leggo, ok? Chi è Giuseppe Marras? Giuseppe Marras è uno studente di professione ristoratore, ok? Uno studente di Alex Bartolocci e scrive queste cose a riguardo. È un ristoratore che ha due attività a Sassari, le Gourmerie e Sgarro. Dirò una cosa impopolare e immagino che sarò sicuramente frainteso, quindi prego in anticipo di non considerare questa mia affermazione come sfrontata o poco rispettosa. Io ho due piccoli locali, sono chiuso dal 9 e non sto nemmeno facendo delivery perché, fatte le dovute considerazioni numeriche, non ci sarebbe convenuto tenere aperto i locali. Dal giorno dopo la chiusura abbiamo messo in sicurezza la liquidità aziendale e soprattutto ci siamo messi al lavoro da casa per studiare la ripartenza, consci del fatto che non troveremo più ciò che abbiamo lasciato un mese fa. Il risultato è che dopo un mese abbiamo 3 nuovi progetti pronti a partire e probabilmente apriremo una nuova società ancora prima che finisca lo stato di emergenza. Ho scelto di fare l'imprenditore e quando ho deciso insieme a mia moglie e al mio socio, ognuno di noi ha lasciato i propri lavori sicuri. Abbiamo costruito qualcosa di bello e che eravamo ad un passo dal lanciare sul territorio nazionale. Poi questo maledetto virus con il nuovo locale aperto a dicembre che aspettava di poter godere delle serate primaverili. Abbiamo investito tanto, economicamente e fisicamente, abbiamo investito tutto, ma c'è un ma, e qui vi prego fate massima attenzione. Nessuno ci ha obbligato a farlo, nessuno, e quando qualche anno fa abbiamo deciso di iniziare a percorrere questa strada, ci siamo decisi verso una scelta di libertà. Non posso pensare, da imprenditore, che lo Stato mi regali qualcosa. Nel mio sogno da imprenditore ci sono io che regalo qualcosa al mio Stato in termini di attività imprenditoriali belle, utili, che creino ricchezze e opportunità, che migliorino le nostre città e creino occupazione. Non posso pensare che lo Stato mi regali dei soldi, non è nella mia mentalità, mi sentirei un imprenditore morto, finito, senza più risorse. Certo, ben vengano gli ammortizzatori sociali, le moratorie, le possibilità di rinegoziare, sono tutti strumenti tecnici che servono per continuare a giocare la nostra partita. Ma se, e ve lo dico con estrema serenità, non dovessimo sopravvivere commercialmente a questa situazione, me ne farò una ragione, sarà la dimostrazione che il mio progetto non era abbastanza strutturato per affrontare tutto, mi servirà per capire che bisogna ancora di più puntare ad innovare ed insieme diventare bravi nel controllo di gestione, nell'analisi dei numeri e così via. Io non mi sento finito, mi sento in pausa, forse sono in attesa, sotto il ring sto legando i guantoni pronto a tornare sopra, ok? Tutto questo discorso per dire chi ha bisogno chieda, è il momento e nessuno si senta imbarazzato nel farlo. Ognuno sa di per sé, ma per favore smettiamola di comportarci come quelli a cui è dovuto qualcosa. E qui io mi fermo, ok? Perché quello che dovevo dire l'ho detto, ok? Vediamo se riesco a togliere e torniamo. Vi ho voluto leggere queste parole perché sono la somma di quello che vi stiamo dicendo da una vita anche noi, ok? Ve l'abbiamo ripetuto anche questa sera, io e Assunta, nuovamente. Quindi spero che con la lettura di un altro imprenditore, di un altro settore, ok? La lettura di questo momento storico che stiamo vivendo tutti vi possa aiutare a fare delle scelte consapevoli a livello imprenditoriale, ok? Rileggetevele se avete bisogno, ma fatene tesoro, ok? Non piangetevi addosso, datevi una mossa per fare le cose che vanno fatte. Chiudo dicendo, ok, così perché è 1:33 che siamo live, che domani ci sarà una nuova diretta alle 18, ok? E avrò l'opportunità di presentarvi, ragazzi, torno qua,
una mia studentessa avanzata che è un mago, sta diventando veramente formidabile a livello di marketing, avrò modo di parlare con Maria Civita Carnevale, che è titolare di MC Hair, il metodo per amare i tuoi capelli per sempre. Ragazzi, vi invito ad ascoltare la diretta di domani alle 18, perché Maria è davvero, oltre che una bellissima persona, anche un'imprenditrice con gli attributi, ok? Detto questo, ultima notizia della serata, vi ricordo e vi consiglio vivamente, ragazzi, di non perdervi le prossime dirette, perché stiamo per lanciare una bomba allucinante, quindi chi ha orecchie per ascoltare, ascolti e tenga in mente di continuare a seguire il gruppo e le dirette, perché stiamo per lanciare qualcosa di pazzesco. Ora, Assunta, come sempre, sei stata illuminante, sei stata esaustiva, io penso che più di così non si poteva fare in una diretta live. Chi ha bisogno si rivolga anche ad Assunta per una consulenza, ok? Ragazzi, continuate a studiare, a impegnarvi e a definirvi come imprenditori. Per essere degli imprenditori vi dovete fare il culo. Chiudo con il torpilogo, ho iniziato con quello e lo finisco. Ragazzi, vi auguro a tutti un'ottima serata. Io ora chiudo e vado a cucinare per mia figlia prima che mi azzanni. Vi ringrazio e spero che sia stata utile questa diretta. Assunta, grazie mille, come sempre. Grazie a te dell'invito e grazie a tutti per averci ascoltato. Ciao, buona serata.